Natale 2014, dopo i Fast Next Gen dello scorso anno che hanno segnato l'arrivo delle nuove piattaforme da gioco, rappresenta il primo vero banco di prova per i publisher, pronti a sfidarsi con i loro titoli migliori. Esclusive, giochi multipiattaforma e masterpiece a AAA hanno letteralmente innalzato il livello qualitativo medio delle produzioni, infiocchettando un periodo natalizio da sogno per tutti gli appassionati di videogiochi. Xbox One può fare affidamento su una line-up dedicata che teme pochi confronti. Forza Horizon 2, lo stilosissimo Sunset Overdrive e l'enciclopedico Halo The Master Chief Collection rappresentano dei fantastici biglietti da visita per la console Microsoft, che copre così in maniera brillante tre generi differenti. PlayStation 4, forte di dati di vendita stratosferici e in attesa di un 2015 spumeggiante, scende in campo con il Racing Arcade di Evolution, Drive Club e un classico come Little Big Planet 3, foraggiato da contenuti incredibili creati dagli utenti. Nintendo, da sempre attenta ai fan, ne solletica l'entusiasmo con l'imperdibile Bayonetta 2, Hyrule Warriors e Super Smash Bros., che coincide con il debutto delle nuove action figure interattive di Nintendo, gli Amiibo. Super Smash Bros. È anche disponibile in versione Nintendo 3DS, insieme ai fantastici remake Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, che aprono le porte della tridimensionalità ai due capolavori di Game Freak del 2003. Ma il mondo console, così come il sempre più vivo ambito PC, non vivono di sole esclusive. I titoli multipiattaforma anche quest'anno la fanno da padroni, con opere incredibili che sfruttano dovere i nuovi hardware, senza dimenticare console sempre verdi come PlayStation 3 e Xbox 360. Per chi vive di pane e spara tutto, Call of Duty Advanced Warfare e Far Cry 4 rappresentano scelte obbligatorie. Il primo è un autentico passo verso il futuro del franchise bellico più importante, mentre il secondo riesce a replicare il successo del predecessore, spostando però l'ambientazione alle suggestive pendici dell'Himalaya. Torna poi la saga degli assassini con Assassin's Creed Unity, ambientato durante i tumulti della Rivoluzione francese e creato per mettere alle corde le potenzialità di PC, Xbox One e PlayStation 4. Assassin's Creed Rogue, invece, è pensato per PlayStation 3 e Xbox 360, palesandosi come un ottimo continuatore di Black Flag. Gli appassionati di RPG potranno perdersi tra la mitologia creata da BioWare per Dragon Age Inquisition, che rappresenta probabilmente la sorpresa più piacevole dell'anno. Mastodontico, divinamente scritto e ben bilanciato, il terzo capitolo della saga è la nuova perla della scuderia Electronic Arts. Più inclini all'azione, ma altrettanto meritevoli, Lords of the Fallen, che si inserisce nella fortunata nicchia aperta da Dark Souls e la terra di mezzo, l'ombra di Mordor, con il suo innovativo sistema Nemesis. Infine, non poteva mancare la versione next gen di uno dei più grandi successi della storia recente del videogioco. Grand Theft Auto 5 è infatti ancora più imperdibile su PlayStation 4 e Xbox One. Natale eccellente anche per gli sportivi, che finalmente godranno dell'approdo di Pro Evolution Soccer su Next Gen. PES 2015 sancisce la rinascita per il franchise giapponese, che potrà ora confrontarsi con l'eccellenza garantita da FIFA 15. NBA 2K15 rappresenta la scelta obbligata per qualsiasi appassionato di basket, mentre WWE 2K15 dischiude un nuovo stadio evolutivo per il wrestling digitale. E per i più piccoli? Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes segna lo sbarco dei supereroi Marvel nel mondo di Disney Infinity, mentre Activision risponde con Skylanders Trap Team, pronto ancora una volta a demolire ogni record di vendita.